Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Giochi, balli e tanto divertimento a Buselandia Village per trascorrere allegre giornate in compagnia a bordo piscina. Buselandia è il parco acquatico di Buseto Palizzolo in via Vetrano. Prenota al 327 68 26 264. www.canale2tp.com, streaming H24. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca, purtroppo una cattiva notizia: un uomo, un ragazzino, è morto in provincia di Ragusa dopo essersi gettato nel mare agitato. È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita del bagnante tunisino che nel tardo pomeriggio di ieri a Scoglitti, in provincia di Ragusa, si era tuffato in acqua con il mare agitato. La guardia costiera aveva perlustrato l'area in prossimità del porto insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Catania. Questa mattina, riprese le ricerche, i sommozzatori di Reggio Calabria hanno recuperato il cadavere di Alt Alal Ayud, 17 anni. La vittima è stata riconosciuta dal fratello. Rubano olio da una nave sequestrata nel porto di Palermo. Uno di loro, degli arrestati, era l'amministratore giudiziale.
Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso delle attività di vigilanza dinamica all'interno degli spazi portuali, hanno arrestato due palermitani colti in fragranza di reato. In particolare i due, a bordo di una imbarcazione di salvataggio, stavano prelevando olio motore dalla motonave Remus ormeggiata al porto e già sottoposta a confisca nel 2021 a seguito di un'articolata indagine per traffico internazionale di sostanze stupefacenti condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo. Al momento dell'intervento dei finanzieri del primo nucleo metropolitano Palermo, i due soggetti avevano già prelevato oltre 60 litri di lubrificante e si apprestavano a riempire ulteriori 12 taniche. Pertanto le Fiamme Gialle hanno proceduto all'arresto dei due e sottoposto a sequestro probatorio una scialuppa di salvataggio, le taniche di plastica contenente l'olio trafugato, un tubo di gomma trasparente e una guaina. Inoltre, dai successivi accertamenti, i militari hanno appurato che tra i fermati era presente anche il custode giudiziale dell'imbarcazione confiscata, che in ragione della sua posizione giuridica è stato arrestato per il delitto di peculato. I carabinieri scoprono una piantagione di canapa indiana. I carabinieri della stazione di Misiliscemi, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Trapani, durante un servizio perlustrativo in campagna hanno localizzato una piantagione di canapa indiana. In particolare, i carabinieri, all'interno di un piccolo appezzamento di terreno in località Borgo Fazio, hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 piante di canapa indiana in fiore, dell'altezza variabile tra 30 cm e 2 metri, ormai pronte per l'essiccazione e il successivo smercio. Le piante e il materiale idoneo alla coltivazione e all'irrigazione sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità degli autori del reato. Riceve l'SMS di sospensione del reddito di cittadinanza, entra in comune e minaccia di dare fuoco a tutto. È successo a Terrasini. La perdita del reddito di cittadinanza costringerà tante famiglie a fare i conti con la propria povertà. Un episodio inquietante è avvenuto ieri a Terrasini. Aveva appena ricevuto la notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza, ha fatto irruzione nella stanza del sindaco di Terrasini, in provincia di Palermo, si è cosparso di benzina e ha minacciato di dar fuoco a tutto. Sono stati attimi di grande paura. Il segretario generale Cristofaro Ricupati ha cercato di dialogare con l'uomo. Alla fine è stato il presidente del Consiglio Comunale, Marcello Maniaci, a far desistere il disoccupato dal gesto. Immediato l'arrivo anche dei carabinieri e di un'ambulanza del 118. L'uomo ha 60 anni. E da domani molte famiglie avranno sospeso appunto il reddito di cittadinanza anche a Marsala. Il sindaco è preoccupato per la situazione. Da domani tantissime persone che fruivano del reddito di cittadinanza non lo percepiranno più, in attesa che lo stesso venga poi trasformato in reddito di inclusione. A Marsala, come in Italia, sono tantissimi i percettori di questo sostentamento economico per i tantissimi di fondamentale importanza che all'improvviso si troveranno senza sussidio economico. Siamo preoccupati per quanto sta accadendo, sottolineano il sindaco Massimo Grillo e la vice sindaco Valentina Piraino, peraltro assessore alle politiche sociali. Già questa mattina abbiamo contattato i vertici del settore perché potessero chiarire i termini della legge sulla fruizione del reddito di cittadinanza e gli adempimenti di nostra competenza. La sospensione del reddito avviene per quanti all'interno del proprio nucleo familiare non hanno né bambini né disabili né soggetti ultra sessantenni. Per queste ultime categorie e più specificatamente per i percettori del reddito di cittadinanza che siano componenti di una famiglia con bambini o soggetti diversamente abili o ancora con persone che hanno 60 anni o più, il salario non verrà sospeso e continueranno a percepirlo fino al 31 dicembre. È chiaro che questo provvedimento sta creando apprensione e da parte nostra faremo quel che è possibile col settore politiche sociali, dicono quelli dell'amministrazione comunale. Stiamo promuovendo una ricognizione con i centri per l'impiego al fine di avere contezza sull'effettiva ricaduta della legge sul territorio di Marsala. Già da mercoledì sarà attivato negli uffici dei servizi sociali uno sportello informativo per quanti hanno ricevuto il messaggio di sospensione del reddito di cittadinanza dall'INPS.
l'INPS e hanno dunque bisogno di informazioni e supporto sulle procedure da seguire emanate dal governo. E sempre mercoledì prossimo alle 11.30 il vice sindaco Valentina Piraino e alcuni responsabili degli uffici di competenza saranno in video sui canali social del comune di Marsala per dare chiarimenti agli interessati sul reddito di cittadinanza. A Petrosino clima sempre rovente dopo il consiglio comunale di ieri, ne abbiamo parlato con il consigliere di opposizione Marcella Pellegrino. Siamo in collegamento con Marcella Pellegrino, consigliere comunale di Petrosino. Il consiglio comunale di Petrosino si è riunito per un ordine del giorno di 24 punti, per la maggior parte debiti fuori bilancio, ma anche una parte che riguardava il PNRR. Che cosa è successo, Marcella Pellegrino? Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito. Ieri siamo stati chiamati per svolgere il proprio ruolo con 24 punti all'ordine del giorno dei debiti fuori bilancio 2016-17-18-19. E in consiglio comunale il presidente del consiglio ha ritirato l'atto perché erano già debiti riconosciuti, erano debiti già pagati e quindi dice lei per chiarezza e trasparenza li ha portati, però poi li ha ritirati. Però mi sembra che sia nata poi una discussione che ha portato un po', come dire, la protesta dell'opposizione. Sì, vabbè, è stato diciamo, un consiglio comunale molto infuocato, nel senso che noi intanto abbiamo fatto una nota scritta come gruppo di opposizione al sindaco per avere notizie dell'acqua, visto il disagio che si sta avvenendo nel nostro territorio, e per sapere insomma, l'utilizzo dell'acqua a uso domestico, una data, cosa stanno facendo, come si stanno muovendo. E ieri in consiglio comunale il consigliere Roberto Bonomo ha preso la parola e ha detto volevamo sapere lo stato dell'arte, insomma, della situazione dell'acqua a Petrosino. Il sindaco ha detto anche in consiglio comunale che, visto che il nostro territorio è prettamente una zona agricola, le falde acquifere sono inquinate, quindi ad oggi sappiamo soltanto che dobbiamo comprare l'acqua anche per lavarci i denti. Dal punto di vista dell'organizzazione politica, tra maggioranza e opposizione, mi sembra sia accaduto pure qualcosa? Sì, diciamo che me l'aspettavo, perché non era una novità, perché avevo visto degli atteggiamenti un po' ambigui da parte del consigliere Giovanni Impiccichè, che si è dichiarato indipendente. E io lì dentro ho detto che apprendo positivamente il consigliere Impiccichè che ha fatto questa scelta, però visto che il nostro gruppo si chiama Libertà per Petrosino, quindi democraticamente ognuno fa le proprie scelte, però ho chiesto le motivazioni. Motivazioni che in consiglio comunale non sono arrivate. Si sono congratulati naturalmente il gruppo di maggioranza per Giovanni Impiccichè, ma io gli ho ricordato e lo ricordo anche tutt'oggi che Giovanni Impiccichè non è stato voluto in campagna elettorale da parte del gruppo Alternativa perché faceva di mestiere l'allevatore. Io di questi pregiudizi nel 2023 non me ne sono fatta, anzi assolutamente, e quindi penso che sia una cosa abbastanza retro pensare una cosa del genere. Ora però è conveniente che il consigliere comunale fa parte, anche se si è dichiarato indipendente, man mano... Insomma, è sulla strada penso di andare nella maggioranza, dice Pellegrino. Ma sicuramente, anche perché il sindaco ieri ha parlato del PNRR e so che ci sono soldi che interessano una zona del Santo Padre, di Petrosino, eccetera, eccetera, e quindi ricade anche in quella zona. Io non voglio pensare male, ma dico questo è il mio diciamo sentore ad oggi. Ma va bene, l'ultima domanda, cosa cambierà per l'opposizione questo numero in meno? No, non cambierà assolutamente nulla, il nulla cambierà perché noi continueremo a vigilare, continueremo a fare opposizione giustamente e democraticamente come la gente, diciamo, siamo espressione del popolo, quindi diamo voce ai cittadini e quindi così sarà sempre, non ci sono problemi perché al riguardo. Grazie Marcella Pellegrino. Prego, grazie per l'invito, buona giornata. A Favignana ieri sono stati attimi di apprensione per un bimbo che si era perso ma è stato ritrovato subito dopo dai carabinieri.
I carabinieri della stazione di Favignana nel corso del fine settimana hanno ricevuto la segnalazione da parte di un genitore che disperato non riusciva più a trovare il figlio di 3 anni. Il piccolo si era allontanato con una bicicletta dalla casa vacanza nel centro storico facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno immediatamente attivato le ricerche fino a quando sono riusciti a rintracciare il bambino che era giunto in prossimità del porto peschereccio dell'isola di Favignana. Si concludeva così nel migliore dei modi la vicenda. Il piccolo è stato riaffidato nelle mani dei genitori che hanno ringraziato di cuore i carabinieri per il tempestivo intervento. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Anca Omodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Giochi, balli e tanto divertimento a Buselandia Village per trascorrere allegre giornate in compagnia a bordo piscina. Buselandia è il parco acquatico di Buseto Palizzolo in via Vetrano. Prenota al 327 68 26 264. www.canale2tp.com streaming H24. Bene, siamo adesso allo sport. Come sapete, ormai dal 1° di agosto quasi tutte le società che si preparano al campionato di eccellenza sono in ritiro, stanno effettuando la preparazione pre-campionato. Questa mattina ha iniziato il Mazara, l'USD Mazara, che ha cambiato appunto nome da Mazara Calcio a USD Mazara, sotto gli ordini del tecnico Riccardo Abbenante. Vecchi e nuovi si sono riuniti, qualche altro ci sarà in settimana in vista appunto del campionato. Ricordiamo, comincerà il 10 di settembre, mentre già il 28 di agosto ci sarà la gara di Coppa Italia. Tanti tifosi a seguire l'inizio della preparazione del Mazara. La società nei prossimi giorni indirà una conferenza stampa per presentare appunto i giocatori vecchi e nuovi del Mazara per questo nuovo campionato. E forse c'è qualche immagine che si riferisce a questa mattina con Riccardo Abbenante. Buonasera a tutti i tifosi del Mazara, volevo dirvi che per la terza stagione consecutiva sarò un giocatore giallo-blu. Sono contento perché dopo 2 stagioni di affezione alla piazza normale. Non vedo l'ora di tornare in campo, già dalla prossima settimana cominceremo la preparazione e speriamo appunto di fare veramente bene, alzare l'asticella, perché come giusto che sia la piazza se lo merita. Siamo un gruppo nuovo, con un mistero nuovo, però appunto lavoreremo, sono sicuro che lavoreremo al 100% per portare risultati. Grazie, un bacio.
Bene, grazie a tutti voi, vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.